Vietato entrare, vietato adottare. Bentornati ad una nuova trasmissione di Video Adozioni. Il nostro video tour all'interno dei canili del Piemonte ha funzionato. Stanno arrivando aiuti a distanza in cibo e donazioni. Pronti per un secondo tour. Nei 14 canili della Liguria, canili che noi seguiamo regolarmente. Ogni responsabile di canile ci ha inviato il proprio video con i propri commenti. La collega del secolo XIX, Diana Letizia, ha già pubblicato un bellissimo articolo con una corrispondenza da ogni canile. Adesso vedremo le immagini. La mia raccomandazione è comunque stare vicino al vostro canile di riferimento, ovunque sia, con forse anche una telefonata di conforto, perché all'interno i volontari stanno lavorando tutti i giorni. Con dei turni anche pesanti, cercano di portare e far uscire e sgambare i nostri amici a quattro zampe e lavorano. Dunque, hanno bisogno di voi, hanno bisogno di noi. E la nostra iniziativa, quella di videodozione, è quella di far vedere a voi cosa sta capitando in queste giornate, purtroppo settimane di quarantena. Dunque, io darei il via al tour. Buongiorno dal canile municipale di Albenga, emergenza coronavirus anche qua, niente più volontari, solo i dipendenti del canile che ci accudiscono, ecco qua Lupo, uno dei nuovi ingressi, ci accudiscono, ci danno da mangiare, ci fanno uscire, ci puliscono, ma niente coccole, niente gioco da parte dei volontari. Siamo bloccati perché è chiuso il canile, bloccate le adozioni, però noi ci speriamo sempre di presto poter uscire da questa impasse e da ritornare alla normalità. Questo è Huck, questo è Tito, facciamo una carrellata, questa è Deo, uno degli ultimi ingressi, fa Tito, facciamo una carrellata perché
siamo in emergenza anche noi, quindi abbiamo bisogno di aiuto dei volontari che non ci possono venire a vedere, e noi mancano, ecco qua, queste Ares e Ibra, noi mancano tanto le coccole, mancano tanto i giochi che ci fanno fare i volontari, che non possono entrare ovviamente per queste restrizioni, quindi veniamo accuditi, mangiamo, usciamo, ci puliscono, però niente coccole, poche, perché non abbiamo tempo di fare tutto. Buongiorno a tutti dal canile di Finale Ligure. Questo piccolo video è stato fatto per farvi vedere che la nostra attività continua. I volontari si recano ogni giorno in canile per dar da mangiare ai cagnolini, per accudirli, per prendersi cura di loro. Come vedete adesso stanno girando nel nostro meraviglioso sgambamento. In questo difficile momento per tutti, noi vi volevamo chiedere il vostro supporto, la vostra vicinanza. Come potete fare? Potete condividere i nostri appelli che quotidianamente vengono inseriti sulla pagina Facebook Canile di Finale Ligure, oppure visitare il nostro sito www.caniledifinaleligure.it. In questo modo potrete visionare i nostri ospiti e richiederci informazioni telefonicamente. Anche per donazioni, per materiale, crocchette, cibo umido e quant'altro, potete sempre rivolgervi ai nostri contatti. Noi ci auguriamo che, finita questa emergenza, voi possiate aprire il vostro cuore a uno dei nostri ospiti e, perché no, magari decidere di adottarlo. Grazie mille, arrivederci a tutti. Buongiorno, vi parlo da Bendicò, una struttura privata che non ha sovvenzioni pubbliche. Questi 8 pisellini sono nati l'8 di marzo e da una cagnetta che mi è arrivata incinta. Quindi, come vedete, in questo momento di emergenza in cui il mondo si è fermato, la vita nei rifugi continua come sempre. In questo momento siamo solamente in due ad occuparci di tutti gli animali. Bendicò infatti anche una fattoria didattica e ospita fra cani, gatti e animali da fattoria una settantina di esemplari. Buongiorno! È un momento molto difficile perché le raccolte di cibo sono interrotte e le adozioni sono completamente bloccate. Vi chiediamo di continuare ad aiutarci con spedizioni di cibo o donazioni, essendo le spese veramente molto onerose. Ci potete contattare sulle pagine Facebook Bendicò e Adotta un cane a Bendicò, o me personalmente, che sono Serena Bruzzo. Noi ci troviamo a Giusvalla, in provincia di Savona. Ciao, noi siamo Teste di Cane dal rifugio The Grange di Sassello e loro sono alcuni dei nostri ospiti cerca famiglia. Tacchito, Laika, Daisy, Pepita e lei la nostra aiutante Zelda. In questo momento siamo come tutti in quarantena e abbiamo dovuto interrompere le visite per le adozioni, le visite al centro e anche il servizio di pensione. E insomma, abbiamo bisogno di una mano, abbiamo bisogno di una zampa in questo momento per continuare a mantenerli come abbiamo fatto finora. Chiediamo pappe, medicinali, chiediamo donazioni, anche una piccola cosa può essere importante per continuare a mantenere duro in questa situazione difficile per tutti. E noi da qui vi salutiamo, noi continuiamo col vostro aiuto. Leggo il comunicato del canile comunale di Genova Montecontessa che ci è pervenuto con le immagini. In questo momento particolare sembra che i nostri cani al canile Montecontessa abbiano capito che c'è qualcosa là fuori che preoccupa le persone. Stanno lì, buoni ad aspettare. I tempi sono molto più dilatati e sembra di vivere sospesi. I volontari si sono organizzati in turni di 6 mattina e pomeriggio per garantire l'uscita giornaliera ai cani, con guanti e mascherine per tutelare il più possibile gli operatori. Tutti qui ci diamo una mano, sembra di vivere in un posto fuori dal mondo. Speriamo che le persone continuino a sostenerci e quando riappariremo al pubblico, che vengano a conoscere i nostri amati ospiti, che si stanno rivelando cani speciali.
saluto dal Monte Gazzo, anche dai nostri amici cagnoni che stanno aspettando la pappa. È l'ora del pranzo e abbiamo fame, siamo in attesa dei nostri amici volontari. Appena questo periodo finirà, tanti sono i modi per aiutarci, anche se i visitatori non possono venire, adottando un cane a distanza con il 5 per 1000 o con qualunque erogazione liberale che è deducibile fiscalmente. Arrivederci a presto dal rifugio del Monte Gazzo. Qui è stato appena servito il pranzo e i nostri amici si stanno godendo una meritata pennichella. È un bel sole primaverile. Qui è tutto silenzio, poiché dal 9 marzo l'accesso ai visitatori e ai volontari è stato interdetto per precauzione sanitaria. Ma ci sono tanti modi in cui i nostri amici possono sostenerci, adottando un micio a distanza o devolvendo il 5 per 1000 in fase di dichiarazione fiscale o con qualunque erogazione liberale attraverso i nostri conti correnti o bancari o aspettando tempi migliori per venire a conoscere personalmente i nostri amici e magari, chissà, portarne a casa uno. A presto! Siamo i volontari dell'Associazione Nerandagi di Genova. Ci occupiamo dei cani senza famiglia, ospiti del rifugio Sherwood. La situazione attuale di emergenza ha colpito indirettamente anche i canili, perché le adozioni si sono fermate. Il nostro è un rifugio privato che non riceve alcuna sovvenzione da parte delle istituzioni. Ci manteniamo grazie alle pensioni dei privati e ai tanti eventi benefit che ogni mese organizziamo noi volontari. Adesso siamo fermi, non ci sono entrate. Vi chiediamo di aiutarci, anche con piccole donazioni mensili, per la durata del periodo critico. Per informazioni potete visitare il nostro sito www.noirandagi.it e la nostra pagina Facebook Rifugio Sherwood Associazione Noirandagi ODV. Grazie a tutti, ogni piccolo aiuto sarà prezioso. Loro sono solo alcuni degli ospiti dell'associazione Buon Canile. In questo momento la struttura è chiusa al pubblico. In attesa che la situazione torni alla normalità, potete visitare il sito www.buoncanile.it e conoscere i nostri ospiti tramite le descrizioni. Potete anche chiamarci al 333 11 422 per ulteriori informazioni. Anche in questi giorni difficili vi chiediamo di non abbandonarci. Potete aiutarci attraverso donazioni o adozione a distanza. Vi ricordiamo che noi non riceviamo nessuna sovvenzione pubblica, per cui anche un piccolo aiuto per noi fa la differenza. Ciao, sono Benda, siamo al canile di Rapallo, in provincia di Genova, al canile della Lega Amici degli Animali. Ci dà il benvenuto il nostro macistino, un maremmanino di 5 mesi che abbiamo salvato dal sud. Il nostro canile, la nostra situazione non fa eccezione con tutto il resto della drammatica situazione che stiamo vivendo in tutta Italia. La nostra briciolina dietro le sbarre, questo è il nostro canile in lockdown. Queste sono le nostre Saura e Roxy che giocano e questa loro corsa giocosa, questo loro non fermarsi nella voglia di essere felici, a noi fa bene. In questi momenti tragici in cui ci sentiamo soli, ci sentiamo meno soli con loro. Vi danno il benvenuto le nostre Roxy e Saura, che sono due stupende cagnoline che sono ignare della situazione tragica che stiamo vivendo in questo momento. Ci sentiamo, come penso tutti i nostri colleghi
dei vari canili e rifugi, un po' soli, un po' spaesati, ma non molliamo, siamo sempre qui presenti, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro conforto, abbiamo bisogno di donazioni in questo momento di lockdown, delle adozioni sospese, avremo comunque bisogno di sentire che ci siete, se uno dei nostri cani lo vorreste, poi noi vi aspetteremo quando l'emergenza sarà passata. Cerchiamo anche di far passare ai nostri ospiti nella maniera migliore questi momenti di mobilità. Adesso c'è Zagor che sgranocchia un osso. Ciao amici, siamo l'associazione L'Impronta e vi parliamo dal canile municipale della Spezia. In questo periodo siamo stati costretti a chiudere le visite esterne e quindi siamo fermi con le adozioni come tutti gli altri canili. Nonostante ciò, continuiamo ovviamente a occuparci di tutti i cani e gatti presenti in struttura. Non abbiamo bisogno di niente praticamente, perché essendo un canile municipale abbiamo cibo, medicine e tutto quanto il necessario assicurato. Ne approfittiamo per farvi vedere una panoramica e anche qualche cane in cerca di adozione, che potete comunque vedere sulla nostra pagina Facebook L'Impronta Volontari Indipendenti Canile e anche su quella creata da poco di Instagram. Qui abbiamo Sarkozy, che è un bulldoghino francese paralizzato alle zampe posteriori e che quindi ha bisogno di cure e attenzioni particolari, e la nostra Barbara se lo sta coccolando. Nelle giornate di sole per fortuna si può godere un po' di tepore. E qui ci sono, come vedete, anche le aree di sgambo esterno, dove a turno i cani escono ogni giorno. Questo è Gennaro. Cercano tutti ovviamente un po' di attenzione di coccole, speriamo che presto tutto questo incubo finisca, ecco Asia, e che potrete venire a trovarli e speriamo insomma ad adottarne uno. Vi salutiamo e vi salutano tutti i cani e i gatti, ciao! La quarantena tiene purtroppo lontani sia i volontari che i visitatori dai 135 cani dalla colonia felina del rifugio del cane del Pezzino a Porto Venere. Gli ospiti vengono accuditi come tutti i giorni da Cristina Mirella, che abbiamo conosciuto nelle trasmissioni televisive e che ringraziamo per le immagini. La particolarità del Pezzino è che durante la mattinata i cani vivono liberi nel parco della fortezza napoleonica che ospita il canile e poi si torna tutti nei box. Telefonate allo 0187 792451 perché il vostro supporto a distanza è indispensabile in questi difficili momenti. 0187 792451 è il telefono per il rifugio del cane del Pezzino di Porto Venere. Grazie. Ben 14 canili hanno aderito alla richiesta di video per descrivere le situazioni. Io vorrei ringraziare tutti i responsabili delle strutture, i volontari che in questo momento stanno lavorando nei canili con turni molto pesanti per portare a spasso i cani e non tenerli relegati 24 ore al giorno all'interno dei box. L'emergenza continua, la mia esortazione è estate, stiamo vicini ai canili, ai nostri canili di riferimento con donazioni, con una telefonata di supporto, con adozione a distanza. I corrieri viaggiano, dunque possono consegnare il cibo ai canili piuttosto che altre cose che hanno chiesto nei loro video. Il nostro video tour continuerà in un altro giro nei nostri canili qui in Piemonte, perché comunque l'emergenza tende a continuare, e dunque ricordatevi che ci sono anche cani randagi in giro per l'Italia che in questi momenti sono affamati perché non c'è nessuno che dà loro del cibo. Dunque grazie a tutti voi per l'attenzione, ringrazio Alberto il video operatore Novello, Giordano per il montaggio, tutti coloro che all'interno delle televisioni, delle redazioni, l'amico Fulvio Cerutti che è in redazione a lavorare sulla zampa e su tutto il resto, e i colleghi del Secolo e tutti voi per l'attenzione. Dunque stiamo vicini ai canili, mi raccomando, e a questo punto buona video adozione a tutti.